Inaugurata la nuova sede TamTam 2.0 a Rione Mazzini, un nuovo spazio di socialità, solidarietà, formazione e incontro animato dalla Don Tonino Bello Ollus e l'Arce Avellino. Dopo il taglio del nastro e l'introduzione del presidente dell'Arce Stefano Iandiorio, sono intervenuti l'assessore al patrimonio Stefano Luongo, che ha sottolineato l'importanza di accorciare le distanze tra periferia e centro con strutture funzionali come quella inaugurata a Rione Mazzini, il sindaco Gianluca Festa, che ha elogiato il lavoro di squadra della Giunta per rilanciare un presidio sociale che al secondo piano presso sarà attrezzato per servizi sanitari. I consiglieri comunali Gerardo Melillo e Gianluca Gaeta. Non poteva mancare la presenza di Don Vito Todisco, storico parroco del quartiere avellinese. Dopo un lungo girovagare, perché questa idea progettuale ha preso forma circa 5 anni fa e ha visto ben 3 amministrazioni conseguirsi nel tempo, il progetto TamTam finalmente è una casa secondo me in un rione della città dove c'è bisogno di uno spazio per rilanciare la socialità, per rilanciare l'aggregazione, ma soprattutto per ridare dignità a tutte quelle persone che vivono un territorio che, oltre alla parrocchia, che oltre alla chiesa, non hanno altri spazi di socialità, di partecipazione per poter esprimere le proprie idee, ma soprattutto per accrescere le loro iniziative e migliorare quel loro tenore di vita. È stata l'inaugurazione oggi della struttura, della sede. Cosa vi augurate adesso per il futuro? Da lunedì questa sede sarà aperta a fruizione della comunità, dai più piccoli ai più grandi. Per la sua modalità polifunzionale può essere trasformata in aula formativa, in aula per laboratori, ha degli spazi esterni che possono essere dedicati ai più piccoli, ai loro genitori, ad un semplice poter venire a leggere un libro al tramonto del sole, perché di fronte abbiamo un polmone verde che comunque dà lustro a questa struttura che, come dicevamo prima, era sempre stata chiusa da circa 6 anni. Adesso riprende nuova vita con questo nostro primo progetto, ma a sentire l'istituzione l'intera struttura diventerà un polo a sostegno della comunità con le associazioni di protezione civile, ma anche con altre realtà sociosanitarie che contribuiranno al benessere di questo territorio.